L'area archeologica della Necropoli del Monsorino fa parte del Parco del Ticino e si trova nel territorio del comune di Golasecca. Il sito risulta di particolare interesse in quanto importante testimonianza della cultura di Golasecca, singolare esempio di civiltà di età protostorica nella zona alpino-padana della tarda età del bronzo, IV-IV secolo a.C. La civiltà golasecchiana conobbe probabilmente l'apice del suo splendore nel VI secolo a.C., quando, grazie al controllo delle vie d'acqua e dei valichi alpini, ricoprì un importante ruolo di mediatore commerciale tra il mondo italico e il mondo transalpino. La zona archeologica fu oggetto di diverse campagne di scavi a partire dalla fine dell'Ottocento, che portarono alla luce tre recinti funerari circolari e due di forma rettangolare, oltre a diverse tombe riunite a piccoli gruppi, probabilmente relativi a nuclei familiari ed ancora oggi visibili. La testimonianza più interessante della civiltà golasecchiana è costituita però dal Cromlech, recinti di pietra curva che racchiudono una o più sepolture disposte in cerchio. Sebbene l'interpretazione di queste strutture, molto diffuse in area celtica, sia ancora di natura incerta, è probabile che il loro orientamento rispecchi il disegno di particolari costellazioni e sia dunque connesso con il sistema di credenze religiose e spirituali di questa civiltà. Durante gli scavi furono rinvenute diverse urne cinerarie accompagnate da corredi composti da ceramiche e oggetti in bronzo e ferro, che trovano oggi sistemazione al Museo Civico di Sesto Calende e nelle collezioni del Castello Sforzesco di Milano.